shooting. Bene ragazzi, nuovo giorno, nuovo shooting, la stessa frase che diciamo dallo scorso video, quindi sarà di default per ogni video shooting day. Stiamo andando a casa di un ragazzo, Simone, non so se vi ricordate, nello scorso shooting è arrivato col BMW e quindi stiamo andando a casa sua, non per fare le foto e video di BMW, ma bensì perché ha rifatto completamente la sua moto e quindi stiamo andando a fare un po' di riprese per fare un bel reel di presentazione della moto, tutta bella finita. In più, lì dietro non si vede, ma noi abbiamo cambiato stabilizzatore, non abbiamo detto niente su Instagram e niente qua su YouTube, abbiamo abbandonato il nostro RSC, Ronin SC, per prendere la versione dopo, RSC2, dato che la Sony sull'RSC normale non montava, o meglio, era troppo pesante per essere sul Ronin, quindi abbiamo deciso di venderlo e prendere quello nuovo. Abbiamo già provato il Ronin con il reel che abbiamo fatto a nostro cugino, lo vedrete qui da qualche parte, però oggi sarà un vero e proprio test approfondito, anche perché abbiamo messo la fotocamera in verticale acquistando la cage della Small Rig trovata in offerta su Amazon. Adesso mi sta facendo malissimo il braccio, quindi la smetto qua e ci vediamo direttamente quando arriviamo alla location designata. Bene, noi siamo arrivati ma non troviamo parcheggio. Bene, abbiamo sbagliato strada, stiamo facendo tutto il retro. Però anche questa, la scuola guida anche questo. Pazzesco. Bene, siamo arrivati. Ah, arriva. Ecco. Aspetta, mi deve bloccare totalmente. Assolutamente, ma è così, è così. Tecnica, partire da fuori. Vai, vai. Vai, 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 più lontano. Bene, adesso abbiamo fatto finto le riprese. Wow, adesso devo andare a fare le riprese. Ah, sì, io parlo da solo, sì. Riprese col BM. BMW 325i. Mi hanno rubato. Ecco la bestia. Ci siamo. Siamo sul ferro. Andiamo a fare due ripresine anche del ferro qua. Che se no si offende. Se riprendiamo solamente l'altro. Ma qua no. No. A parte che finiamo dentro nella Kia. Evito di farmi arrestare. No, abbiamo BMW 6 cilindri in linea 2005. Solite cazzate da Beamer. Andiamo a fare una ripresina anche del BMW che sfreccia, così rendiamo il reel un po' più dinamico. Figa, ma lo youtuber è lui, non siamo noi. Certo. nato così a posto. Ma bisogna fare storia. Sì, qua vabbè, c'ho l'assetto, c'ho i cerchi, tutto. Bisogna andare cauti perché sennò si spacca tutto. L'unica roba, potete insultarmi tranquillamente nei commenti, è per questo. È perché è automatico. Cambio automatico è un po' una merda, però vabbè. Lasciate stare. Ho bisogno di una macchina anche comoda. Però fa casino. Sì, senti qua. Che cazzo ridi? Un salotto, guarda qualche spettacolo. Sì. Mi sono sdraiato qua. Solo quality. È una strada in mezzo a due campi praticamente. Porca. Che non c'è nessuno e da lì magari passo via a cannone, non mi rompo i coglioni di nessuno. Puttana! Fa tanto casino. Benvenuti sulla mia daily car. Esatto. Porco Dio! Ci siamo.
bene, ci ha appena lasciato giù e stiamo facendo delle belle riprese. Mi sono cagato addosso sul BMW, mi sono cagato veramente addosso. Trasche per cercare di fare una ripresa. Ottimo. E se riesce a prendere l'erba proprio. Bene, abbiamo finito. Abbiamo finito. Ottimo. Fa freddo tra l'altro. Sì, è volato, fa schifo il tempo. Fa schifo. Meno male che abbiamo finito in tempo. Ottimo. Ci sarà un bel po' di lavoro da fare. Un bel po' di lavoro da fare. Bene ragazzi, giornata finita per noi, sono le 6 e direi che siamo super soddisfatti del lavoro portato a casa dopo aver perso più o meno 10-15 anni di vita sul BMW. Perché veramente lui era da dietro, io ero davanti, ma mi sono veramente cagato addosso. Cercavo il piede del freno, ma giustamente essendo nel passeggero non ce l'avevo. Confronti di Max Verstappen, va a proteggere l'esterno, va all'esterno, Carlos Sainz dentro, Carlos Sainz leader. Dopo questo Carlo Vanzinata incredibile, io direi che il video può terminare qua. Adesso abbiamo il vero lavoro, arriva, perché ok che abbiamo fatto le riprese, però adesso dobbiamo bestemmiare a casa con Premiere e amici vari, perché Premiere, After Effects, perché vogliamo fare tutti gli effettini belli violenti. Detto questo, io non mi dilungo più di tanto, vi invito ad iscrivervi al canale qua sotto, attivare la campanella ovviamente per non perdervi le notifiche qualora uscisse il video come questo, vedere la notifica, voi cliccate, vi guardate il video e mettete ovviamente like. Seguiteci su Instagram perché lì troverete tutte le anticipazioni dei video, tutti gli shooting che andiamo a fare e tutte le cazzatine che combiniamo, non riesco neanche a parlare, non ho più nient'altro da dire e niente. Al prossimo video, al prossimo shooting o alla prossima esperienza, cose che facciamo. Ciao ragazzi.